Matteo che ha spianato la strada. Com'è la situazione? Poi c'è Gabriele. Siamo arrivati e questo è il posto. Qui sicuramente qualcuno da poco ha acceso qualche fuoco. Poi scendiamo lì, Gabriele. Delle persone che abitano qui vicino, che hanno dei casolari, e comunque su questo posto ci sono un po' di storie. Ovviamente c'è chi può credere e chi no, e di notte si sentono delle voci, dei rumori strani, comunque che non sono rumori che si sentono in natura. I miei sono spariti, come fanno qualche scherzetto.